Fabio Gorrasi, un bilancio di questo carnevale qui a Rocca d'Aspide che, insomma, dal punto di vista degli spettatori è andato bene perché, insomma, tanta gente ha partecipato. Ma qual è il bilancio di chi ha organizzato e chi ci ha messo il cuore? Molto molto positivo, abbiamo avuto tantissimi bambini che in primis stamattina hanno fatto il percorso, infatti siamo qui dentro al castello dove si sta ultimando il percorso delle fiabe al castello che prevedono la liberazione della principessa che sta scendendo. I bambini hanno partecipato, più di 100 bambini, quindi siamo rimasti molto molto soddisfatti, anche grazie all'aiuto di Angelo Luisi e il suo staff di animazione. Molto soddisfatti anche della presenza per quanto riguarda le taverne. Soddisfattissimi della risposta di tutta la popolazione, compresa la popolazione di Rocca d'Aspide e non solo, anche quella delle frazioni. Infatti anche loro, insomma, hanno arricchito con la loro partecipazione e il loro lavoro questo carnevale ed è bello, insomma, sottolineare davvero che non ci sono barriere, non ci sono distinzioni e tutti i cittadini si sentono cittadini di questa comunità. Eh sì, l'obiettivo primario era proprio quello, era quello di creare una sinergia tra le varie associazioni del territorio, tra il comune che c'è sempre vicino, in primis nella persona del sindaco, Giuseppe De Matteis, che è una persona squisita, sempre a disposizione, sempre a favore del prossimo, di tutte le richieste che arrivano dalla gente comune. Forse dimentico qualcuno, ma anche tutti i volontari che si sono prodigati affinché questo evento riuscisse. Siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto, perché rivedere Rocca d'Aspide pullulare di gente, di felicità, di questa manifestazione, che poi il carnevale è l'eccellenza per i bambini, prevede divertimento, giochi, tutto questo ci ha reso molto orgogliosi di quello che abbiamo compiuto. Avete già organizzato diversi eventi fino a questo momento, tutti di successo grazie all'impegno, alla sinergia, quindi, insomma, immaginiamo che si continuerà anche per i prossimi mesi sulla stessa strada. Io me lo auguro, anche perché le risposte le stiamo avendo, quindi il nostro obiettivo prossimo sarà quello di creare qualcosa di meglio, di più per i prossimi eventi che andremo a condurre. Sempre se ci sarà l'ausilio di tutte le forze in campo, in primis dell'amministrazione e poi dell'associazionismo, che anche in questo caso ci è stato molto vicino. Giuseppe De Matteis, delegato allo sport del comune di Rocca d'Aspide, è davvero un grande successo, grande partecipazione, grande entusiasmo per grandi e bambini. Sì, è stato veramente bello vedere i bambini che si divertivano, noi lo facciamo proprio per questo, vogliamo vedere i bambini che si divertono, sono veramente contento. Sono contento sia perché i bambini si sono divertiti, sia perché ho visto veramente il fulcro della collaborazione, tante associazioni, tanti ragazzi, dal forum al sindaco, al vice sindaco, tutta l'amministrazione, non dimentichiamoci Carmine e tutto il gruppo di Carmine, tutti i carri che hanno partecipato, Alessandro, veramente è stata una bellissima espressione della collaborazione che porta bei risultati. Tanti purtroppo me li sono dimenticati, l'amico Fabio, Giovanni, veramente dal singolo cittadino fino a tutti quanti è stata veramente una bella giornata. Rocca d'Aspide è una comunità attiva, ma davvero con questo carnevale ha dimostrato di essere davvero molto molto unita. Assolutamente, il fulcro di tutto si chiama unione, solo l'unione ci porta avanti nella realizzazione. Noi lo facciamo perché dobbiamo far conoscere la città di Rocca d'Aspide, stiamo mettendo i primi passi per poter far conoscere questo castello di cui i proprietari sono veramente sempre disponibili, il nostro borgo, che oggi sono venuti assessori di altri paesi che non lo conoscevano, hanno detto qui potete realizzare grandi cose. Noi ci stiamo provando piano piano, passo dopo passo, vediamo dove arriviamo e lì saremo fieri dove siamo arrivati.